E allora entriamo sul pezzo, siamo all'undicesima edizione dell'Andare e Tornare dal Doc, è il 2 di giugno dell'anno del Signore 2018, 11 edizioni con oggi che andranno a partire alle 9.30 dalla quota 680 metri sul livello del mare della piazza centrale di Migliese, a salire fino ai 3,5 km e alla quota di 1060 della località Pian, per poi raggiungere il primo ristoro ai 5 km, poi su e su e ancora su fino al Monte Zogo ai 6,5 km, 1300 di altitudine, si raggiunge la quota massima, si domina la vallata del Piave, girandosi si vedono le Dolomiti, c'è il sole, c'è dell'aria splendida sul Monte Zogo e poi una volta goduta di quell'aria si scende verso il Col d'Affi, 1030 sul livello del mare agli 8 km e a raggiungere Posetta, ristoro secondo ai 10 km, 870 di dislivello positivo. Poi giù ancora alle Emiliane, 11 km di percorso, i 705 ed una piana che conduce al traguardo, sono 13 km, è l'Andare e Tornare dal Doc, 11 edizioni, Segusino, provincia di Treviso, Veneto, Italia, è la festa della Repubblica, via Italia! Bisogna anche dire che per una corsa organizzata qua in cima ad una piana stretta, angusta, ma bellissima, arrivare ad 11 edizioni con ben più di 1000 persone al via è un qualcosa che deve dirsi grazie al lavoro del volontariato segusinese, a tutto lo staff che storicamente ci ha creduto e continua a crederci, perché l'Andare e Tornare dal Doc non è una corsa, è una festa. Benvenuti a far festa, brutto bestie che non siete andati a messa. Adesso guardate me come se fossi Mosè, facciamo due file, una a destra e una a sinistra, che c'è da far passare le tavole delle leggi. Quanta gente c'è qua oggi a BDS? Allora tutti schierati alla partenza, tutti dietro l'arco gonfiato all'undicesima edizione dell'Andare e Tornare al Doc. Si parte dalla quota di 680 sul livello del mare, si sale verso il Monte Zogo che è ai 1300 e finché non lo raggiungete si sale sempre, perché questa è una corsa in montagna, non un pettinare le bambole. Come ogni 2 di giugno da 11 anni a questa parte, il comune di Segusino, la località di Milies vanno a presentarvi l'Andare e Tornare dal Doc. 13.000 metri da compiere, sono 680 la quota minima, 1.300 la quota massima, due ristori, più di 1.000, più di quelli che aveva Garibaldi, con una mano e un dito verso il cielo tutti insieme, su le mani, perché un semplice gesto, anche se sei giù, ci fa capire che basta alzare un dito e già state toccando il cielo. Benvenuti all'Andare e Tornare al Doc. 3, 2, 1, via, parte, andare e tornare al Doc. Parte, we'll be right back.
categorie under 14, Sami Lazziri e Manuel Lamonato alle prime due posizioni per il gruppo sportivo Astra. Terza posizione maschile, Davide Fantinel, Sara Fantinel, prima ragazza al traguardo, mentre la seconda ragazza Alessandra Morona in bellissima progressione, Sofia Furlan. Sulla cima della montagna, quando i migliori atleti staranno ormai giungendo verso la parte alta di percorso. Testa della corsa che si avvicina, sembrano in due in quel nugolo di atleti a potersi giocare, ma attenzione, c'è un uomo in fuga, siamo alle ultime battute, incompleto nero là dietro, attenzione, grande bagarre verso l'arrivo, grande bagarre per l'arrivo dell'andare per nord del Doc, e andiamo verso la vittoria. Porta pettorale 129, Alessio Camilli, vince Alessio Camilli davanti ad Ivan Geronazzo. Camilli, Geronazzo nelle prime due posizioni, e il giovane valdopiadanese protagonista nell'ultra trail, Marco Tramet, a conquistare la terza piazza del podio. Vince l'undicesima andare tornando al Doc, eccola qua, solitaria Francesca Tonin, vince l'andare tornando al Doc Francesca Tonin. E la seconda donna per la dedica Dolomiti è Patrizia Zanette. Alessandra Olivi conquista il podio al terzo posto femminile e vince la classifica per gruppi dell'andare e tornare dal Doc 2018 con 32 iscritti, il gruppo delle scarpe bianche. Andremo ora a premiare i migliori segusinesi. Gloria Scarton, Ilario Miotto. Abbiamo il piacere di avere con noi qua, e rappresenterà il comune di Segusino, la sindaco Gloria Paolo. Questa è una manifestazione che davvero all'undicesima edizione continua a confermare l'ottima riuscita, la grande partecipazione, e si conferma una grande festa non solo per la corsa in montagna ma per Migliès, per questa borgata di Segusino che noi segusinesi amiamo tanto, ma per tutta la nostra montagna. L'organizzazione, ecco, è quella a cui voglio fare una nota di merito oggi, e l'ennesimo ringraziamento di cuore, perché il successo credo che in buona parte derivi anche dalla passione che loro ci mettono e che sono sicura trasmettono a ognuno di voi. È una corsa fatta col cuore e con la passione di questo gruppo di ragazzi che lavorano davvero tanto. Grazie alla Proloco che non manca mai, e sottolineo mai, agli alpini che non mancano mai e risottolineo mai, e alla protezione civile che non manca mai. Questo è un esempio dell'unione, di quello che riusciamo a fare se così, unendo tutte le nostre forze, tutte le nostre associazioni. Grazie di cuore e vi aspetto tutti l'anno prossimo. E qua si chiude una giornata di festa, e qua si riapre la rincorsa alla 12ª edizione, il 2 di giugno 2019, di nuovo tutti all'andare e tornare dal Doc, e stasera tutti a messa, brutte bestie che non siete andati a messa.